amici, e stavo osservando il continente che più amo al mondo, l'Africa. E voglio proprio portarvi in Africa con una storia da leggervi. Prima però occorre prendere la mia magica valigia. Chissà che libro si nasconde qui dentro. La finestra viola di Fouad Aziz, edito da Arte Bimbi. Prima di iniziare questo viaggio in Africa occorrono due cose: magiche orecchie per ascoltare con attenzione e le ali della fantasia per volare e divertirci insieme. Bene, adesso che abbiamo tutto, possiamo iniziare il nostro viaggio. Questa è la storia di due amici. Adama è un bambino africano e Giulio un bambino italiano, e ha conosciuto Adama durante il suo ultimo viaggio in Africa. Un giorno Adama scrive una lettera al suo amico. Ho visto la foto di un quadro bellissimo e credo che il pittore che lo ha dipinto si chiami Paul Klee. Giulio risponde: io abito su una collina che guarda il mare. La mia casa e quelle vicine sono colorate, ognuna di un colore diverso dall'altro, e sono abitazioni di pescatori, come mio padre. Adama convince suo padre e con tutta la famiglia pittura la facciata con lucenti colori naturali. Adesso la sua casa è rosa e blu. E anche tutti gli abitanti del villaggio dipinsero le loro case con una nota di colori, come se fosse una sorta di gioco. Un giorno al villaggio giunse la notizia che da molto lontano sta per arrivare un signore importante che dipinse la finestra di Adama di viola. Potete immaginare di chi sto parlando, e vi lascio alla lettura di questo fantastico libro tutto da scoprire. Il nostro viaggio, cari amici, finisce qui, e ricordate sempre che la magia delle parole rimane il regalo più bello a qualsiasi età. Ciao!